Allora, noi oggi parleremo di questo libro, lo vedete il titolo, leggete, Il crollo del noi, e come potete facilmente immaginare in una trasmissione che si intitola Siamo noi, e beh, questo libro ci ha interpellato e non poco. E allora abbiamo chiesto al suo autore, che peraltro è stato più volte ospite di questa trasmissione, di venire qui a parlarcene, e io lo ringrazio. Grazie a Monsignor Vincenzo Paglia, presidente Grazie. Della Pontificia Accademia per la Vita. Allora, Monsignor Paglia, che facciamo? Cambiamo il titolo della trasmissione? No, il titolo della trasmissione deve rimanere, proprio perché spesso crolla il noi, bisogna riaffermare il noi, perché è l'unica via possibile della felicità, del convivere in pace e del pensare il domani, anche per i nostri nipoti o i più giovani, un domani che sia più sereno. Purtroppo quello che sta accadendo è che di fronte al bisogno che tutti abbiamo di essere assieme, che è un bisogno profondo, c'è una cultura invece che ci polverizza. È una sorta di narcisismo diffuso. Ognuno guarda se stesso, ognuno attento al proprio benessere, ognuno attento ai propri affari, e si dimentica che nessuno sarà felice se pensa solo a sé e non agli altri. Allora mi faccia capire bene che cosa è venuto giù in questi anni. È venuto giù quel bisogno di relazione che ognuno di noi ha. Quando nella Bibbia si dice non è bene che l'uomo sia solo, e ovviamente non è bene che la donna sia sola, vuol dire che il Signore ci ha costruito, ci ha creati per essere assieme, non per essere degli individui isolati. E ogni volta che viene meno il legame con gli altri, si realizza una società fatta di persone sole, di persone quasi in contrapposizione l'uno con l'altro. A me ha fatto impressione, io sono tornato questa mattina da Londra, mi ha fatto impressione che il governo di Londra ha dovuto creare il Ministero della Solitudine. Ne abbiamo parlato qui, siamo noi. Ne avete parlato, e non perché il ministro o il governo fosse interessato agli affetti, ma perché economicamente costa di più chi sta solo che chi sta in famiglia. Quindi mi pare di capire che a venire giù sono stati in questi anni i legami umani, le relazioni. Assolutamente, no? Sì. Ma c'è un episodio in particolare che l'ha portata a denunciare questo crollo diffuso? Ma più di un episodio. C'è ad esempio il crollo dei legami familiari, il crollo delle nascite, il crollo della vita delle nostre città, un quartiere contro l'altro, il crollo della sensibilità dell'unità di un paese. Una regione ricca facilmente vuole separarsi da una regione povera, il crollo del rapporto tra l'Europa e l'Africa e così oltre. Ci sono tutta una serie di crolli che mi fanno dire dobbiamo creare una nuova rivoluzione, quella del noi, la rivoluzione di dire che insieme si sta bene, da soli si sta male. In questo tsunami della solidarietà c'entra qualcosa la globalizzazione? Certamente, la globalizzazione, poiché è diventata solo globalizzazione del mercato e non della solidarietà e non della fraternità, fa paura. E allora ciascuno è spinto a rinchiudersi in se stesso e non vuole gli altri attorno perché pensa che gli rubino qualcosa. In realtà così costruiamo una sorta di trottole, ognuna che gira per sé e nessuna che gira per aiutare tutti a convivere meglio. La solitudine, l'individualismo porta a conflitti, porta a lacerazioni, porta alla fine a sentirsi intristiti e neanche felici. Io vedo in genere oggi tanta gente triste. Allunghiamo la vita agli anziani, grazie a Dio. Però poi li lasciamo soli. Esattamente. E questo è il problema. Esattamente. Questo è il punto drammatico. Oppure facciamo un figlio solo? Per questo ragazzo o ragazza
Che cosa vuol dire il termine fratello o sorella? Non sa che vuol dire. Termine sconosciuto. Sconosciuto. E così noi rischiamo di, come dire, di disarticolare la nostra società, le nostre città e i nostri paesi. Ecco perché il Vangelo è un grande lievito e fermento di fraternità, di prossimità. Il libro alla fine richiama una nuova creatività dei cristiani. Tante volte anche i cristiani hanno subito il fascino dell'individualismo. Lo fa notare Benedetto XVI in una enciclica, lui dice: dovremmo chiederci perché oggi i cristiani, ciascuno pensa a salvarsi l'anima, quando dovremmo salvarci tutti assieme. Le anime. Tutti assieme, non ognuno per conto suo. Ecco perché ben vengano le spinte verso l'incontrarsi, lo stare assieme. Oggi è pure la festa di San Valentino. È la festa dell'amore non romantico, dell'amore non caramellato, di un amore che vuole costruire un futuro assieme. Come la coppia che è stata qui in studio, no? Ho ascoltato alcune loro affermazioni. È questo, l'amore è una costruzione, è un'edificazione, non è il sentimento individuale che è spesso egocentrico. Se noi, sì, io penso ai miei genitori, ma tanti di noi, quanti sacrifici hanno fatto? Caspita, tanti. Oggi questo termine è scomparso. Impegno, sacrificio, quello che pesa, è scomparso. Quello che pesa non conta più. Una battuta. Oggi il per sempre, il forever, va bene per la propria squadra di calcio. Per la propria moglie o il proprio marito va un po' meno bene. Va un po' meno bene. E qui è il nodo. Dobbiamo riscoprire la bellezza di legami che continuano anche quando noi siamo indeboliti. Nonostante tutto. Nonostante tutto. Tra poco le chiederò, perché lei ha toccato questo argomento, se questo crollo del noi ha lasciato macerie anche nella Chiesa. Tra poco glielo chiedo. Però prima io sono rimasto colpito dalla quarta di copertina del suo libro. Sì. Perché a un certo punto viene scritto anche a caratteri abbastanza grandi, no? Evidenziati, smettiamo di chiederci chi sono io e chiediamoci invece per chi sono io. Esattamente. È tutto qui? Nella sostanza direi di sì, perché alla fine l'individualista pensa solo a se stesso. Poi se chiediamo aiuto alla psicologia, alla psichiatria, le crisi di identità, chi sono io, rimaniamo come bloccati tra me e lo specchio. Per uscire da questo circolo vizioso, non chiediamoci più chi sono io, ma per chi sono io. Io ho un compito, ho una vocazione, che è quella di aiutare gli altri ad essere migliori e a vivere meglio. Ecco perché oggi, anche all'inizio di questa Quaresima, poco le chiederò anche il senso di questa Quaresima. Il vero digiuno è digiunare un po' dal proprio egocentrismo e spendersi un po' più per gli altri, spendere un po' del proprio tempo, della propria vita, delle proprie energie per gli altri. Questo si deve fare in famiglia, con tutti i rapporti, con i figli, con i nonni, con gli amici, con i vicini. È proprio ritessere questa tela, come facevano le nostre nonne quando tessevano o cucivano gli scialli o i maglioni. C'era punto dopo punto, non potevano fermarsi a un angoletto. Ecco, oggi dobbiamo ritessere i legami di amicizia, di fraternità, di prossimità e di vicinanza. A patto che non sia la tela di Penelope, sennò è un guaio enorme questo, sarebbe un guaio enorme. Per questo abbiamo bisogno di tornare tutte le domeniche ad ascoltare il Vangelo. Allora, la Chiesa, questo crollo ha creato macerie anche lì? E secondo me sì. Perché nella Chiesa è penetrato questo individualismo che smorza invece lo slancio per il noi. Quando Gesù dice: non sono venuto per essere servito, ma per servire, noi dobbiamo essere così, come Gesù. Quando lui non dorme la notte per pregare, quando lui vede la folla affamata, si commuove,
e moltiplica il pane. Gesù vive per gli altri, non per sé, al punto che lui, quando ci fu il processo ingiusto, Gesù poteva scappare, poteva contrattare con Pilato. E invece? Non l'ha fatto perché non poteva tradire quegli amici e quelle folle. Gesù sapeva che la sua vita era destinata ad aiutare gli altri. Ed è così per ciascuno di noi. Papa Francesco è un esempio straordinario. Ecco, volevo arrivare proprio lì, no? Perché a fronte di questa denuncia forte che lei fa nel libro, sì, io poi immagino quella chiesa in uscita, esatto, invocata da Papa Francesco. È questo l'antibiotico necessario? Assolutamente sì. Andare incontro a tutti. Non lasciare solo nessuno. Non lasciare nella tristezza nessuno. Anche le persone, pensiamo alle famiglie un po' sfasciate, mai, mai, mai dobbiamo abbandonarle. La vera indissolubilità, quella più forte, certo, è quella tra marito e moglie, d'accordo, ma c'è un'indissolubilità ancora più forte, quella della Chiesa per i suoi figli. Mai deve accadere che la Chiesa abbandoni o lasci solo uno dei suoi figli, anche se ha sbagliato. È questo l'annuncio che Papa Francesco chiede di fare a tutti noi, ma anche voi che state qui, chi ascolta da casa. Tutti dobbiamo ritessere rapporti di amicizia e di vicinanza. Ne abbiamo bisogno. Quindi è da qui che riparte quel nuovo umanesimo che lei invoca nel libro? Assolutamente. E poi immagino tutta quella schiera, no, di volontari che ogni giorno danno se stessi. Esattamente. I segnali di speranza ce ne sono. Ma assolutamente sì. Vediamo in Italia, ma non solo in Italia, tanta gente, giovani, meno giovani, che aiutano gli altri, e non per sacrificio, ma perché fa bene. Fa bene anche a chi aiuta essere vicino a chi ha bisogno. È quel circolo di felicità e di gioia che c'è in una frase di Gesù quando dice: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E in una società dove tutto si compra, tutto si vende, tutto si fa per interesse, c'è quella gratuità dell'amore che è il sale della vita, che è quello che ci rende felici. È questo che è. Questo sale vale per tutti, no? Vale, sì, per l'umanità intera. Esatto. Però io credo che noi cristiani, ecco, un po' di sale in più dovremmo mettercelo. Direi proprio di una spruzzatina in più. Direi proprio di sì. E la Quaresima è uno di questi momenti. Se io dovessi dare, anzi, do un consiglio a me stesso. Oggi è il giorno giusto. Diciamo. Oggi è il giorno giusto. E anzitutto vorrei dire questo. Oggi le ceneri, no? È un segno austero. Cioè, ci viene messo un po' di cenere sulla testa e ci viene detto: ricordati che sei fragile, eh? Ma la Chiesa non ce lo ricorda per intristirci, ma per dirci: però pensa una cosa, il Signore si è innamorato della cenere che noi siamo, si è innamorato delle nostre debolezze, non ci giudica, ci ama. Anzi, è mezzo impazzito per noi. Ecco perché allora in questo tempo io credo che sia importante, per un verso, ascoltare il Vangelo, una mano, e con l'altra aiutare i più poveri. Lei ha dedicato questo libro alla comunità di Sant'Egidio, perché? E quest'anno sono 50 anni. Sono 50 anni di amicizia con i poveri, con i deboli, iniziata qui a Roma. E quando 50 anni fa iniziammo, noi volevamo cambiare il mondo, perché non ci andava bene che a Roma ci fossero 100.000 baraccati che vivevano male e noi, studenti della borghesia romana, stessimo bene. Non va bene. Vogliamo cambiare il mondo e cominciamo ad andare in periferia, ascoltando il Vangelo e desiderando che gli uomini e le donne si volessero più bene. Ora siamo in tanti paesi e vogliamo che cresca la pace, l'amore e l'amicizia tra tutti. E tanti germogli sono stati messi, eh? Esatto, sì, e tanti ne verranno messi nei prossimi decenni. Ce l'auguriamo, ovviamente.
Senta, noi chiudiamo queste interviste ricordando le parole di Papa Francesco, no? Quello scusa, quel grazie, sì, che a proposito di relazioni umane sono fondamentali. Sì. E allora io le chiedo, oggi lei a chi si sente di chiedere grazie e a chi di chiedere scusa? Ma io mi sento di chiedere grazie a tutti gli amici di Sant'Egidio, agli amici di altre parti, come oggi non possono ricordare gli amici di Terni, visto che è San Valentino. Caspita! Quindi un grazie anche a loro e scusa per le tante, a volte, inadempienze, le tante mancanze verso coloro che avevano bisogno del mio affetto e io sono stato un po' sordo. Ma il Signore so che ci dà questo tempo anche per recuperare e per aiutare ancor più coloro che ci sono stati messi accanto dalla storia, dal Signore e da tutti noi. Io la ringrazio di questa riflessione che ha portato qui a Siamo Noi con questo libro, lo ricordo, che si intitola Il crollo del noi. Ringrazio Monsignor Vincenzo Paglia. E vedo Gabriella che sta per entrare. Eccola, ben ritrovato qui. Monsignor Paglia, piacere rivederla, Siamo Noi. Siamo noi. Per fortuna non crolliamo. Speriamo. Allora, sta per arrivare l'atteso appuntamento con la Bibbia delle donne o le donne della Bibbia. Oggi c'è una donna nella folla, di nuovo nella folla, che a un certo punto decide di toccare il mantello di Gesù perché sa che così guarirà. Questa donna non ha un nome, anche se un nome i padri della Chiesa gliel'hanno dato. Tra poco la conoscerete.